voglio leggere. Cari amici dell'unità sinovale, nell'anno in cui festeggiate i 100 anni di vita associativa, non sentite proprio il peso dell'età e con la creatività e l'entusiasmo che vi distingue, date inizio a una nuova avventura. Costruire a Milano una casa per ospitare i genitori dei piccoli che vengono curati nelle strutture sanitarie locali. La prossimità con chi sta vivendo il tempo della sofferenza è il carisma dell'unità, che oggi avvia nuovi percorsi partendo dall'esperienza dei pellegrinaggi e continua ad operare anche a livello locale, trasformando il pellegrinaggio ai santuari in tanti piccoli pellegrinaggi domestici per mettersi a servizio degli ospiti di questa casa. Oggi ponete come prima pietra di questa casa di accoglienza, fortemente voluta dal vostro presidente Vittore De Carli per la personale esperienza di sofferenza e dolore vissuta, mattone della porta santa dell'anno giubilare della misericordia. Nella bolla di indizione dell'anno giubilare ricordavo che Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, vedendo che erano stanche e sfinite, smarrite e senza guida, sentì fin dal profondo del cuore una forte compassione per loro. In forza di questo amore compassionevole, guarì i malati che gli venivano presentati e con pochi pani e pesci, pagò le grandi folle. Ciò che muoveva Gesù in tutte le circostanze non era altro che la misericordia, la quale leggeva nel cuore dei suoi interlocutori e rispondeva al loro bisogno più vero. Non perdete mai la forza di rispondere ai bisogni veri e concreti delle donne e degli uomini che incontrate nella vostra vita. Rispondere al bisogno di una casa accogliente perché i genitori possano vivere la cura dei propri figli ricoverati nelle strutture sanitarie, è oggi, in un contesto di precarietà e di nuove povertà, una testimonianza dell'amore di Gesù per i più poveri. Tutti voi, care amiche e cari amici dell'Unità Sinovale, alle famiglie dei piccoli, troveranno accoglienza e vicinanza nelle case di cui oggi avviate la costruzione, e a tutti i volontari e generosi collaboratori la mia benedizione, e non dimenticatevi di pregare per me. Anno 2 febbraio del 2022.